Grazie al moderatore, grazie anche a Lucio Olivetti per l'invito in questa bellissima città e a queste giornate di aggiornamento che sono veramente molto interessanti, si vede effettivamente da quanta platea è presente. Forse un ringraziamento un po' più piccolo invece per il titolo dell'intervento e soprattutto per il fatto che è un po' tiranno con i tempi. Io ce la metto tutta e spero di non correre troppo. L'argomento, diciamo, non è dei più facili per un convegno di aggiornamento, sarebbe forse più facile per un corso, diciamo, di base. Quindi io mi sono proposta di ricordarvi molto rapidamente quelle che sono diciamo l'apporto della diagnostica strumentale che utilizziamo tutti i giorni, quindi fondamentalmente la mammografia, l'ecografia, ma anche la risonanza magnetica che nonostante tutto sta prendendo sempre più spazio e anche diciamo in maniera adeguata, nell'ambito di quelle che sono le lesioni benigne, le lesioni maligne, e forse qui andrò più rapidamente per occuparmi in maniera un pochino più estensiva di quello che è un argomento relativamente nuovo e di cui la nostra scuola da anni diciamo si sta occupando, che sono le lesioni borderline, e spero quindi di aver interpretato il pensiero di Lucio Olivetti quando mi ha dato questo titolo. Lesioni benigne innanzitutto, quali sono gli aspetti semeiologici alle indagini che abbiamo citato delle lesioni benigne, di quelle classicamente benigne, che quindi quando vediamo questi reperti possiamo essere assolutamente confidenti. Innanzitutto le calcificazioni, come vedete c'è una lunga tabella di quelle che sono le calcificazioni caratteristiche per lesioni benigne. Valutiamo sempre la loro morfologia e la distribuzione, questi sono aspetti assolutamente diciamo confidenti per benignità al 100%, l'aspetto diciamo ad aghi spezzati o le calcificazioni a popcorn ben note. Oppure anche altre calcificazioni, tipo quelle a latte di calcio, o anche le calcificazioni distrofiche in caso di intervento chirurgico, di radioterapia o più raramente di traumi, come quelle a bolla di sapone, oppure diciamo le piccole cisti liponecrotiche. Questi sono aspetti diciamo francamente benigni che credo tutti noi conosciamo e non vale la pena di soffermarsi molto. Per quanto riguarda invece l'altro reperto mammografico, le opacità o meglio le masse dalla definizione anglosassone, quindi di formazione occupante spazio, quali sono i criteri sicuramente confidenti per benignità? Per esempio la presenza di una lesione occupante spazio, quindi tridimensionale come questa, che vedete nelle due proiezioni assiale obliqua, cranio-caudale, che è assolutamente trasparente. La presenza di una componente abbondante o in parte almeno trasparente, quindi di tipo adiposo, fa sì che siamo assolutamente confidenti sulla benignità. Mentre invece aspetti di questo tipo, che saremmo, penso tutti, tendenzialmente diciamo a dare lesioni benigne, in realtà aspetti di questo tipo, formazioni ovalari a margini netti oppure macrolobulati, hanno necessità di una conferma ecografica. Si può trattare di formazioni cistiche, anecogene, oppure di formazioni solide. In questo caso il discorso comincia a diventare un pochino più difficile, è importante individuare l'asse maggiore della lesione, che sia preferenzialmente parallelo alla parete toracica, la presenza di una sottile capsula, meglio ancora se di calcificazioni grossolane che classificano questa lesione come fibroadenoma. Oppure in caso di una lesione come questa macrolobulata, un aspetto di questo tipo che è fortemente suggestivo per una martoma. Chiaramente questa semeiotica la dobbiamo rivedere, abbiamo sentito accennare nella bellissima lezione sulla mammografia il fatto che oggi esiste anche la tomosintesi. Vi mostro solo due immagini statiche, questa è una proiezione cranio-caudale di una paziente che aveva una lesione palpabile, una giovane donna, e che diciamo mammograficamente, direi perlomeno di primo acchito, anche se questa è un'immagine molto bella che già ci aiuta, non era quasi identificabile. Questa è un'immagine, un piano di tomosintesi, vediamo come la semeiotica di questa lesione, che poteva essere definita a margini indistinti, ma soprattutto per la sovrapposizione del tessuto circostante, in questo caso assume un aspetto estremamente sospetto per la presenza di spicule. Quindi la tomosintesi chiaramente ci aiuterà a definire meglio la semeiotica. Per quanto riguarda l'aspetto invece ecografico, sempre delle lesioni benigne, e vado ovviamente molto rapida, abbiamo già descritto le cisti o il fibroadenoma, la martoma, quindi secondo diciamo dei criteri già codificati da tempo, i criteri di Stavros cosiddetti, vedete già dal 1995, quando possiamo classificare ecograficamente una lesione benigna? Innanzitutto quando mancano reperti di malignità, che vedremo tra poco, quando la formazione ha un aspetto di tipo ellissoide, ovalare, quando ha delle lobulazioni grossolane, macroscopiche, è bio-trilobulata, quando c'è una sottile capsula ecogena, che spesso ritroviamo, anche se non sempre, e anche quando la lesione è iperecogena, come per esempio in un lipoma. A questo proposito, un piccolo contributo recente del nostro gruppo: in realtà non possiamo dire che le lesioni iperecogene della mammella sono sempre benigne. Qui abbiamo due lesioni iperecogene, un'area di fibrosi alla biopsia, un angiolipoma. Qui invece una lesione iperecogena, completamente iperecogena, con una morfologia diversa, margini un pochino irregolari, un po' di assorbimento, che era invece un carcinoma duttale infiltrante.
Infatti i reperti più significativi per malignità nell'ambito delle lesioni ipercogene sono l'aspetto, diciamo, della morfologia, l'aspetto dei margini e la stessa, diciamo, lo sviluppo stesso della lesione, che non è più allungata come questa, non ha una pseudocapsula, ma ha un aspetto irregolare. Quindi stiamo attenti anche a questo. Due parole per la risonanza magnetica. Il più sicuro segno di benignità in risonanza magnetica possiamo dire che è il fatto che la lesione non assuma mezzo di contrasto, anche se poi esistono, diciamo, reperti compatibili con benignità anche in caso di assunzione, ma ne accenneremo dopo parlando delle lesioni maligne. In caso di mancata assunzione di mezzo di contrasto ci possiamo trovare di fronte a reperti di questo tipo. Questo chiaramente non era un esame di risonanza eseguito per questo reperto che è in dubbio per una cisti, ma era un reperto collaterale nell'ambito di uno studio fatto per un bilancio di estensione. Quindi l'aspetto di una formazione cistica, assenza di presa di contrasto nelle immagini di sottrazione. Qualche volta all'esame di base il segnale all'interno della formazione cistica può essere diverso in caso di un contenuto proteinaceo molto elevato oppure di un contenuto emorragico. Possiamo avere una franca iperintensità nella sequenza T1 pesata prima del mezzo di contrasto. Dopo contrasto anche qua si conferma l'assenza di captazione. Anche in caso di lesioni più grosse, più voluminose come questa, che quindi qualche dubbio in più sicuramente lo generano, anche se l'aspetto ecografico di una lesione ovalare a margini netti e prevalentemente ipercogena è già fortemente suggestivo per una lesione benigna tipo una martoma, chiaramente l'assenza di presa di mezzo di contrasto completa come in questo caso è un sicuro segno di benignità. Così come anche in situazioni a volte più problematiche, come nelle pazienti operate, in questo caso di una necrosi lipoidea post intervento di quadrantectomia e radioterapia, è chiaro che questa mammella, diciamo, può presentare degli aspetti sospetti e delle opacità un pochino sfumate, soprattutto se il reperto è diverso rispetto a un precedente. L'assenza di contrasto, di presa di contrasto e risonanza, è un reperto che è estremamente tranquillo e confidente per benignità. Qualche rapida parola sulle lesioni maligne. Anche qui partiamo dalle calcificazioni, qui il panorama diventa più ampio, sono importanti come sempre morfologia e distribuzione, entrambe associate, la distribuzione a cluster oppure lineare o lineare ramificata che ripete, diciamo, la estensione duttale, sono già elementi di attenzione, di estrema attenzione, poi chiaramente la forma, le microcalcificazioni amorfe, indistinte, possono essere compatibili come in questo caso con una lesione benigna, ma anche con carcinomi duttali in situ prevalentemente a basso grado, mentre invece gli aspetti francamente più sospetti sono in caso di microcalcificazioni eterogenee, per esempio per dimensioni, come in questo cluster, alcune puntiformi piccole, altre più grossolane, granulari, oppure quelle ancora più sospette, direi quasi certe, lineari ramificate. In tutti questi casi chiaramente si impone l'approfondimento per caratterizzazione con la prelievo con ago grosso. Nell'ambito delle opacità, anche qui i reperti sono abbastanza scontati, i margini spiculati sono un segno importante, ma anche i margini indistinti. Anche le aree, diciamo, di distorsione dell'architettura e di asimmetria, questa era una mammella completamente sovvertita da un esteso carcinoma lobulare infiltrante e notevolmente asimmetrica rispetto alla controlaterale, questi forse segni un pochino più difficili e segni in cui, diciamo, è più facile fare sia falsi positivi che falsi negativi. Quindi la nostra attenzione deve essere prevalentemente dedicata a queste situazioni più complesse. Anche qui uno schema che ricorda quali sono i reperti semiologici più suggestivi per malignità, categoria 5, la forma della lesione dell'opacità irregolare, i margini indistinti e spiculati, le microcalcificazioni, come abbiamo detto, pleomorfe, eterogenee o con distribuzione lineare ramificata. Questi sono segni estremamente confidenti ma non assoluti. Il valore predittivo positivo dei segni mammografici di margini spiculati, forma irregolare, microcalcificazioni lineari o segmentarie sono questi e possono, chiaramente come vedete non sono assoluti, ma possono crollare ulteriormente in caso di lesioni infracliniche, in cui la semeiotica è chiaramente più difficile da stabilire. L'apporto dell'ecografia, come abbiamo sentito nella bella lezione di questa mattina, l'ecografia di oggi ad alta risoluzione in mani esperte è molto importante. Anche qui la semeiotica di Stavros ci aiuta nell'identificazione delle lesioni maligne, chiaramente i margini spiculati, angolati, le microlobulazioni, l'assorbimento del segnale acustico, la marcata ipoecogenicità, la distribuzione, questo è un segno che possiamo aggiungere rispetto a quello che dice Stavros, prevalentemente verticale, vedete la, diciamo, non più parallela alla parete toracica ma perpendicolare, la marcata ipoecogenicità, abbiamo detto qualche volta la possibilità di percepire delle microcalcificazioni in un dotto come in questo caso, l'estensione duttale allungata però irregolare e l'aspetto ramificato, chiaramente sono tutti segni che ci fanno fortemente sospettare la malignità di una lesione.
In risonanza magnetica abbiamo detto che la prima discriminante, anni fa all'inizio della risonanza magnetica considerata l'unica, in realtà non solo, è quella della presa del mezzo di contrasto, che quindi non deve essere considerato in sé un segno assoluto, ma deve essere valutato in maniera molto attenta, e innanzitutto Fischer e il suo gruppo ce l'hanno indicato già diversi anni fa, per quanto riguarda la forma della lesione. Per quanto riguarda i margini, ecco che è diventata sempre più recentemente importante anche risonanza magnetica la risoluzione spaziale, per questo motivo, per il fatto che noi andiamo a guardare anche risonanza magnetica, non solo l'enhancement, ma anche la morfologia della lesione. E poi sicuramente l'aspetto, diciamo, in più, l'offerta in più che ci dà la risonanza magnetica, la possibilità di vedere il pattern di enhancement del contrasto, se è omogeneo, se è disomogeneo, se è ad anello, e sicuramente la dinamica, cioè quanto mezzo di contrasto entra in quella lesione e come entra nel tempo, quanto rapidamente e come ne esce. Tutti questi aspetti fanno sì che sia possibile fare uno score in termini di punteggio ad ognuna categoria citata e quindi raggruppamento in 5 categorie che noi assimiliamo appunto al nostro, alla nostra percentuale di rischio. Le prime due sono lesioni benigne o molto probabilmente benigne, la terza è un pochino, diciamo, a cavaliere, le ultime due sono fortemente sospette per malignità, e su questo si basa la nostra semeiotica. Più recentemente, cosa possiamo dire in risonanza magnetica? Che non è più importante solo l'aspetto, come ricordato nello score di Fischer, del mass lesion, cioè della lesione nodulare, ma è sempre più importante anche l'aspetto delle cosiddette non-mass lesions, e cioè quelle lesioni che possono non presentare un volume, un aspetto tridimensionale, e non vedersi all'esame diretto prima del mezzo di contrasto, ma vedersi solo dopo. Queste lesioni sono, oggi le abbiamo imparate a conoscere, e sono frequentemente associate a carcinomi duttali in situ o a carcinomi lobulari infiltrati. Passo quindi a quello che considero, diciamo, l'aspetto forse principale di questa presentazione, le lesioni borderline. Credo che lo sappiamo tutti cosa sono, però ricordiamolo rapidamente, sono una percentuale non elevata, ma neanche da sottovalutare, di reperti che noi abbiamo alle corneal biopsy, vanno dal 3 al 9% in letteratura, e corrispondono classicamente alle lesioni papillari, lesioni radiali sclerosanti, alle lesioni proliferative duttali, in particolare l'iperplasia duttale atipica, e alle lesioni proliferative lobulari, come l'iperplasia lobulare atipica e il carcinoma lobulare in situ. Queste sono le più frequenti. Perché ci dedichiamo a queste lesioni? Perché purtroppo in questi casi, dopo una diagnosi di lesione ad alto rischio o classificata B3 dall'anatomopatologo alla corneal biopsy, c'è un rischio elevato di una sottostima, cioè c'è il rischio che se quella paziente viene operata, quella non sarà più una diagnosi di lesione B3, ma sarà una diagnosi di neoplasia. E ne consegue chiaramente che il management è un punto critico, cioè cosa dobbiamo fare in queste donne? Farle operare tutte, o ci sono alcune categorie di queste lesioni che poi alla fine non sono sempre maligne, sono, diciamo, in percentuali importanti maligne, ma chiaramente non sempre, quindi il problema è cosa fare nel follow up. Qual è la percentuale di sottostima? Esiste per tutte queste lesioni che abbiamo citato, ma è variabile. Per esempio, è sempre elevata e, diciamo, abbastanza in letteratura concordemente elevata nell'iperplasia duttale atipica, nella quale oggi più o meno tutti sono d'accordo che è imperativo l'intervento chirurgico. Ma esistono range molto ampi, dallo 0 al 23%, dallo 0 al 40%, dallo 0 al 50% negli altri casi. Quindi, diciamo, quale sarebbe il nostro obiettivo? Quello di capire la diagnostica per immagini, mammo, eco, risonanza magnetica, cosa ci può dare? Le possiamo vedere queste lesioni? Beh, sicuramente le vediamo, perché poi andiamo a pungerle. Se le possiamo vedere, qual è il loro aspetto? E quale potrebbe essere il ruolo della diagnostica per immagini nel management, visto che la biopsia e l'anatomia patologica non ci dice ancora tutto? Quindi questo è l'obiettivo. Sicuramente queste lesioni sono identificabili radiologicamente. Oggi che le nostre metodiche, come abbiamo visto, sono molto sviluppate, è possibile vederle con la mammografia, con l'ecografia o con la risonanza magnetica. Noi sicuramente vediamo la punta dell'iceberg, ma è la punta dell'iceberg che sta diventando sempre più grande. E in effetti c'è sempre più letteratura che descrive quelli che sono gli aspetti di queste lesioni. Si tratta di casistiche limitate, perché ovviamente i numeri non sono molto grandi, sono grandi nell'insieme, ma ciascuno ha un'esperienza limitata, ma ci sono sempre più lavori recentemente. Quindi vediamo rapidamente quelli che possono essere gli aspetti semeiologici. Innanzitutto i papillomi, che forse sono una delle categorie più frequenti. Esistono diversi tipi, centrali, periferici o la papillomatosi. Classicamente, una volta, quando la galatografia si usava più estesamente, si identificavano alla galatografia. Più frequentemente le pazienti presentavano un reperto di una secrezione, spesso anche ematica, e questo era l'aspetto semeiologico. In realtà le possiamo vedere anche in mammografia, questo è descritto in letteratura, come vedete da alcuni lavori che ho citato, ma anche nell'esperienza personale. Si possono vedere
vedere questi papillomi come opacità rotondeggianti o ovalari, generalmente a margini netti, qualche volta anche associati a microcalcificazioni. In questo caso la diagnostica differenziale può essere difficile con un fibradenoma, ma anche con forme neoplastiche un po' meno tipiche per malignità, come il carcinoma papillare intracistico invasivo, il carcinoma mucinoso e il midollare. Oppure si possono presentare come asimmetrie di densità, come microcalcificazioni isolate o un altro aspetto frequente come dotto retroareolare dilatato. In ecografia forse il reperto è ancora più facile da identificare e molti di noi sicuramente hanno confidenza con queste immagini. Il reperto può essere di una formazione solida ipoecogena all'interno del dotto, come in questo caso, che si differenzia dal semplice contenuto sia per la sua posizione, qualche volta antideclive o soprattutto per la presenza di color Doppler all'interno, e anche come formazioni ipoecogene all'interno di una dilatazione cistica. In questo caso la diagnosi differenziale con un carcinoma papillare intracistico può essere complessa. Le radial scar possono identificarsi come distorsione dell'architettura, come piccole opacità o come microcalcificazioni o anche non vedersi, e la diagnostica differenziale nel caso di alcuni di questi aspetti può essere complessa con aspetti di carcinomi stellati. In questo caso è il nucleo della radial scar che è opaco invece che trasparente, che ci aiuta ma non è sempre così facile. Anche all'ecografia possono vedersi le radial scar. Una volta si diceva che non erano visibili, in realtà recentemente è possibile dimostrarle e possono addirittura qualche volta vedersi in maniera più cospicua alla ecografia piuttosto che alla mammografia, e quindi l'ecografia può essere anche utile guida al prelievo. Alcuni aspetti, formazioni ipoecogene a margini irregolari, francamente indistinguibili da un carcinoma infiltrante, aree focali di assorbimento del segnale acustico o formazioni ipoecogene rotondeggianti o ovalari, quindi aspetti molteplici. Carcinoma lobulare in situ. Si diceva tradizionalmente che questo era un reperto occasionale, che le microcalcificazioni che frequentemente si riscontravano in questi casi erano microcalcificazioni associate, erano dei vicini di casa rispetto alla lesione. Più recentemente, imparando sempre di più anche grazie ai colleghi anatomopatologi, abbiamo visto che così non è, che le microcalcificazioni possono essere espressione della lesione e trovarsi all'interno di essa. Quindi anche questo è un concetto da rivedere. Alcuni aspetti della nostra casistica, microcalcificazioni un pochino amorfe, in cluster, oppure a morfologia leggermente allungata, di tipo Legal 3, diciamo così, pulverulente, diagnosi differenziale molto ampia, con patologie benigne come la mastopatia fibrosocistica, ma anche col carcinoma duttale in situ, come anche l'iperplasia duttale atipica, la cui presentazione relativamente più frequente è proprio quella di microcalcificazioni, a volte, francamente, anche molto sospette. Quindi cosa possiamo dire per quanto riguarda gli aspetti alla diagnostica tradizionale mammoecografica? Che l'eterogeneità istologica di queste lesioni sicuramente si traduce in una eterogeneità nella presentazione radiologica. Non possiamo trovare un aspetto tipico, però possiamo trovare degli aspetti che frequentemente si associano, quindi è importante che li conosciamo. Sicuramente lesioni dello stesso tipo possono avere aspetti radiologici molto diversi tra di loro e che la diagnosi differenziale con neoplasie in situ o infiltranti può essere molto difficile. E allora, e mi avvio quasi rapidamente alle conclusioni, cosa possiamo fare in questi casi? In realtà è complesso cosa facciamo. Nella letteratura, in questo interessantissimo lavoro pubblicato su EJR nel 2009, era una semplice lettera, sono stati intervistati degli autorevoli patologi e radiologi per dare il loro parere su qual era il management delle pazienti con queste diagnosi percutanee. Vedete che non c'è concordanza. Alcuni dicono che va operata, altre no. Quindi per adesso non abbiamo nessun elemento di certezza, ovviamente in quei casi in cui non vi siano atipie cellulari, in cui la lesione non presenti franche atipie. La diagnostica per immagini si sta interessando sempre di più a questo argomento, con questi lavori che vedete abbastanza recenti, ma in realtà nessuno ancora ha identificato né reperti dell'imaging né istopatologici che possono predire con certezza la malignità. E quindi viene da pensare di utilizzare la nostra terza opzione, che forse direi è la più interessante, per vedere se può offrire un significato in questo ambito, perché la risonanza magnetica, sappiamo tutti, ha la grandissima capacità di identificare la lesione maligna grazie alla possibilità di vedere la neoangiogenesi e quindi la vascolarizzazione. Quindi dovrebbe essere una metodica verosimilmente più sensibile in questo ambito. In effetti noi abbiamo, in una casistica ormai abbastanza ampia di diversi anni, abbiamo trovato dei valori molto interessanti che brevemente vi illustro. Alcuni esempi innanzitutto di veri positivi. Questa è una lesione con forte enhancement, anche se a morfologia regolare, con curve di wash-in e wash-out tipiche per malignità. Si trattava di un papilloma alla biopsia percutanea, ma di un carcinoma papillifero alla chirurgia.
Questo ha anche una lesione con enhancement un po' meno importante, ma comunque a margini sfumati, con curve di tipo maligno. Si trattava di una lobulare in situ alla diagnosi percutanea, di un carcinoma tubulo-lobulare alla chirurgia. Ma esistono falsi positivi. Una lesione francamente sospetta per curva e per enhancement, anche morfologico, per malignità, si trattava di un papilloma, sia alla biopsia e poi confermato alla chirurgia. Veri negativi, una lesione radiale sclerosante con enhancement quasi assente, confermata come tale alla chirurgia, un piccolo papilloma con enhancement debole, confermato come benigno alla chirurgia, ma anche qualche falso negativo. Una lesione molto piccola, con un enhancement modesto, o perlomeno considerato così, diciamo, all'esordio, che corrispondeva ad un'iperplasia duttale atipica alla biopsia percutanea, ma un carcinoma duttale di basso grado alla chirurgia. I nostri risultati, molto rapidamente, la casistica, diciamo, aggiornata abbastanza recentemente, la sensibilità della risonanza magnetica, questo è l'unico valore che vi sottolineo, 93%, e ovviamente conseguentemente un valore predittivo negativo per malignità nell'ambito di questa lesione ad alto rischio del 97%, quindi direi valori di tutto interesse, e che forse ci potrebbero consentire di dire, se questi dati chiaramente vengono confermati da studi più ampi, che questo alto valore predittivo negativo della risonanza magnetica potrebbe aiutarci a dire che l'imaging è importante, viene in ausilio all'anatomia patologica, nel dire che forse queste lesioni intermedie possono essere considerate relativamente tranquille in assenza di reperti sospetti alla risonanza e da seguire al follow-up piuttosto che da operare. Questa è chiaramente un'affermazione abbastanza importante che va condivisa e va confermata prima di poterla applicare, ma questo è quello che noi pensiamo dopo anni di cui ci occupiamo di questo argomento, e quello che anche la letteratura, diciamo, sull'argomento mondiale sta cercando di dire in questo periodo. Spero di essere stata nei tempi, penso di sì, visto che nessuno ha protestato, e spero di avervi dato delle opportunità di riflessione interessanti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottoressa.